Buonasera, ben ritrovati con il Bocca. Quest'oggi tornerò alle antiche tradizioni toscane e preparerò una ricettina conosciutissima in Toscana, ma credo in tutta l'Italia, che sono i fagioli con le salsicce. Una ricettina veramente, in questi tempi dove abbiamo bisogno di calorie per riscaldare i nostri corpi, che il freddo tormenta. E per tormentarsi ancora di più sotto le offerte, vi mangiate questo bel fagioli con le salsicce, vedrete che le sinfonie non mancheranno sotto le coperte. E comunque andiamo a vedere questa ricetta, che secondo me è una delle mie preferite, perché ci mangi mezzo chilo di pane alla volta, alla Terezille, a Trinità, ve lo dico, uguale, la solita scena quasi. Comunque andiamo a vedere gli ingredienti per questa ricettina. Ingredienti per questa ricetta sono molto semplici. Ci vuole 500 g di fagioli secchi e l'ho bolliti, come vi ho fatto vedere in altre ricette dei fagioli lessi. Questi li ho lasciati 10 minuti un po' più duri, perché dovranno ricuocere insieme al sugo, insieme alle salsicce, che li lasciate un po' durini, se no vi si sbriciolano. Poi ci vuole 5 salsicce, ci vuole 2 bei spicchi d'aglio, una bella fogliolina di sardo, del peperoncino, un cucchiaino di concentrato, 700 g di passata di pomodoro, sale e pepe quanto basta e olio di velo buono. Mi raccomando, l'olio di velo buono è importante, perché le ricette toscane antiche è giusto fare l'olio buono toscano. Dio bene, e allora prendiamo subito una padella, la mettiamo sul fuoco, l'accendiamo, ci mettiamo qualche cucchiaio, 3 o 4 di olio, ci mettiamo il nostro olio in camicia, ossia con tutto che andremo poi a togliere. La facciamo soffriggere leggermente, fuoco basso, se no vi si brucia. Ci andremo ad aggiungere la foglia di salvia e il peperoncino. Facciamo soffriggere leggermente anche loro e iniziamo a prendere la salsiccia e la bucherelliamo. Buttiamo la salsiccia a soffriggere insieme all'olio, la salvia, l'aglio e il peperoncino, li diamo una leggera scottatina, alzate leggermente. Facciamo insaporire anche l'olio della salsiccia, butterà fuori del grasso ora naturalmente. Stateci attenti a non far bruciare nulla, abbassate leggermente dopo aver alzato, mantenete una fiamma media per soffriggere le nostre salsicce e farne buttare un pochino d'untino, che farà cuocere anche il nostro pomodoro con un sughino un po' più forte, no? Tappiamo, se non fa un casino nell'altro mondo, l'abbassiamo leggermente. Ultimi minuti per far proprio rosolare la nostra salsiccia. Vi preparate la passata. Dopo che hanno soffritto 3 o 4 minuti le nostre salsicce, ci andiamo a mettere il pomodoro. Fate così, prendete un altro pochino anche, sciacquate bene il barattolo. A questo punto siamo a fuoco medio, alziamo leggermente per far prendere il bollore, saliamo, pepiamo. Fate riprendere bene il bollore al pomodoro. Appena avrà ripreso, noi andremo a chiudere lasciandone un piccolo spiraglio dove faremo uscire tutta l'umidità del pomodoro, e andremo a abbassare, a mettere a un fuoco medio-basso, va bene? Teniamo così 5 minuti che le nostre salsicce insaporiscano bene il pomodoro e poi si guarda. Come potete vedere, hanno cotto 10 minuti le nostre salsicce, hanno fatto ritirare bene il pomodoro. Allora a questo punto ci vado a mettere un cucchiaino di concentrato, tanto scioglierà in mezzo al pomodoro, per dargli un po' più di sapore di pomodoro, per farlo in colore un po' più forte. Vedete, l'ho sciolto tutto. A questo punto prendete i vostri fagioli e ce l'andate a porre dentro. Vedete, io i fagioli l'ho cotti con un pochino d'aglio, se lo vedete ce lo levate, c'è anche qualche foglia di sabbia, ma quella ce la lascio, insaporisce ancora di più. Se ci va anche un po' di broda di fagiolo va bene, tanto questi durano anche 2-3 giorni in frigorifero, ve lo dico io. Però dobbiamo lasciare questi fagioli che si incorporino insieme a tutto questo sughettino. Vedete come faccio, se non mi riesce ci andate di cucchiaio, piano piano, se no si fanno fagioli, è un peccato. I fagioli naturalmente non sono salati, perché io le salo alla fine, che se non si induriscano troppo rimangano buccioni, le amo io. E alziamo leggermente per far riprendere un altro, se vedete un po' di aglio ce lo levate, tanto niente, ormai il sapore è andato alla grande. Vi aiutate con un altro po', perché la vedo un po' secchina, ci metto un altro po' di broda e credo che cuocere altri 10 minuti questo nostro compostino, per un totale di una mezz'oretta minimo. Vedete, ha riniziato a prendere bollore,
appena prende il bollore si abbassa, si mette al minimo, quarto d'ora, e lasciate così, così aperto, che il nostro vapore, che il nostro sugo ritiri bene e che crei quella salsina da poterci intingolare per mezzo chilo di pane, vi dicevo. Mi raccomando, rigiratelo spesso, se no si attacca. Ci vediamo fra un quarto d'ora. Come possiamo vedere, ha ritirato bene. Vedete, l'acqua del pomodoro è tutta svanita, un pochino di brodino, nel senso. Ce la lasciamo, guardate che bellezza. Ora andiamo a sporzionarlo. Prendiamo una bella ramaiolata di fagioli. Una bella salsiccia. Date lì, cosa facciamo? Un po' di pepe ce lo mettiamo, ma che, eh? Filino d'olio ce lo vogliamo mettere o non ce lo vogliamo mettere? Eh? Pezzettino di verde per dare un po' di colore ce lo vogliamo mettere o non ce lo vogliamo mettere? Ce lo mettiamo, proprio così. Potete mettere la salvia, ora mi metto la mette lo ciò, ci ho messo il ramerino, viene bellino uguale. Questa è una porzione da bimbo piccino, nel senso, Andrea di veste ce ne mangia 6, c'è 5 salsicce, almeno 4 vanno a lui perché ci ha da dimagrire, ha detto. Comunque, che dirvi, ci vuole bel pane di campagna di Vello Buono per mangiarle, perché è il suo, e poi un bel fiasco di vino rosso di Vello un po' strong per buttare giù questa popota geggio di roba. Tutte queste proteine vivi, potete andare a fare anche culturismo dopo. Lasciali qua. Siccome vi avevo detto che era un piattino che a me particolarmente piaceva mangiarci il pane, allora vi faccio vedere. Si piglia un pezzettino di salsiccia, pezzo di pane, si intingola, si prende fagioli, ora mi ustiono la bocca, ma tanto di qualcosa bisogna morire. Very delicatessen. Faccio un brindisi a tutti voi a questo piatto veramente eccezionale. Una volta nella vita ve lo consiglio di provare che vi fa rinascere. Brindo a voi e a tutti quelli che mi seguono e che mi fanno diventare famoso, nemmeno fossi uno dei quattro mori. Grazie e alla prossima.